E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Siamo arrivati finalmente al 120. Purtroppo non sono riuscito a fare troppi video. In realtà non l'ho fatto nessuno, se non questo breve spezzone che vi lascio adesso, che è il momento stesso proprio che faccio il 120. Questa, l'italiano di questa frase ha fatto schifo, però avete capito. Ho raggiunto il level adeguato per fare le eroiche circa 2 giorni fa o ieri, non mi ricordo perfettamente. Perché per fare le eroiche ci vuole il 305. Il livello oggetti deve essere di 305. Non è che ho fatto tutti questi grossi passi avanti, come potete vedere, perché sto a 307. Ho già sbloccato tutte le world quest. Questo qui è un add-on, si chiama World Quest Tracker, se non sbaglio. Vi fa vedere praticamente tutte le varie world quest in ogni parte dei nuovi territori, insomma. Quindi voi andate qui, vi vedete ogni territorio, se c'è qualche roba che mi interessa, reputazioni, azzerite e le solite stronzatine. E io ho visto una cosina molto molto interessante nei territori dell'Orda, che sono questi fianchi 3-10+, perché io ho questa immondizia che non riuscivo a cambiare fino a questo istante, a quanto pare, visto che prenderò questo pezzettino meraviglioso e magari senza incastrarmi in ogni cazzo di posto, vero? Vero? Grazie. Sono riuscito a droppare miracolosamente uno scudo semidecente, che non lo so, ci stanno i tank in generale, quelli che conosco, che stanno bestemmiando come non mai perché non riescono a trovare un cazzo di scudo decente. A Boralus, il mio computer, mentre registro, niente, fai capricci e decidi di andare a scatti ogni cazzo di dove. Perfetto. Ancora sono senza cilda, perché ho scoperto da pochissimo che se io premo slash 2 non mi fa la trade, non esiste più la trade. Tanto saluto tutto World of Warcraft Italia, la chat qua. Quindi, se c'è qualcuno che è interessato a gildarmi, mi mandi la richiesta o mi mandi magari un'email per posta, non lo so. Perché preferisco stare in gilda con magari anche solo un iscritto piuttosto che stare in gilda di completi sconosciuti. Vabbè, per carità, completi sconosciuti possono diventare potenzialmente amici, assolutamente. Allora, il territorio dobbiamo andare è Nazmir. Sì, Nazmir. Ok, siamo a Nazmir e non rompetemi il cazzo, ma ho provato a riattivare la modalità PvP, che in questo momento è disattivata, non mi ricordo come cazzo si fa a metterla qui. Si è disattivata perché io non posso, cazzo, quest'area che ogni 2 secondi mi vengono a rompere i coglioni. Nulla togliendo, World PvP assolutamente deve essere così, per carità di Dio. Però, Cristo santo, c'è un equip merdoso, so tank, so inutile, non mi rompete il cazzo. Quindi l'ho tolta subito immediatamente. E la riattiverò quando ci avrò un'equipe decente, che magari se mi attacco qualcuno posso giocarmela un minimo. Perché prima questavo, cioè io questo da Fury in realtà di solito. Solo ultimamente che magari ho migliorato un pochino l'equipe in generale. Questo qua vi faccio vedere, questo World Quest Tracker, praticamente non è veloce come l'altro. Però voi fate qui, mettete il codice ID qua sopra e vediamo se c'è qualcuno. C'è qualcuno che lo sta facendo, fate iscriviti. Teoricamente, esatto, molto rapido. E voilà, è come il World Quest Group Finder che vi ho consigliato un po' di tempo fa in un video. Vi cambia server, vi trovate ad ammazzare i mob o fare il raro cocchi di dovere. E velocizzate non di poco la vostra esperienza quest. Perché ci sono comunque boss e mob forti, cazzo, che non sono assolutamente facili da sconfiggere da solo, specialmente se siete tank. Quindi o ci mettete 6 mesi ad ammazzarli, oppure non li buttate su per niente e crepate come degli idioti. Tanto qui, non lo so, abbiamo fatto un raid, non lo so, 2 milioni di persone. Ci sono ancora tantissimi ragazzi che mi dicono come iniziare, come non fare, cosa fare. Ragazzi, se voi cercate il mio canale un po' più indietro, ma comunque dovreste cercarlo su YouTube, ve lo trovo abbastanza facilmente. Ho già fatto un video proprio che si chiama come iniziare su World of Warcraft, quindi vi consiglio di vedere quello se magari siete un po' in panico per l'inizio, su come fare, come non fare. Anche se un video vecchio di un anno fa, comunque è rimasto più o meno tutto uguale, non cambia quasi niente se non per il sistema di leveling che è un po' cambiato, però fondamentalmente le basi sono quelle, quindi c'è quel video lì. Comunque ragazzi, siamo a 1800, tipo 40 iscritti. Io al 99% sarò al Games Week e l'obiettivo sarebbe arrivare a 2000 per il Games Week. Beh raga, l'anno scorso abbiamo fatto 1000, quest'anno abbiamo fatto 2000. Su, dovete aiutarmi, quindi spammate dappertutto, fate conoscere i vostri amici il mitico David Joe e su. Ci scippiamo questo bel deposito di platino, che è il minerale più raro, ma non so perché è quello che vale di meno, non lo so.
Comunque, i territori che ho scelto per livellare, adesso ve li faccio vedere se me la smetto di incartarmi con queste stracazzo di mappe. Ok, ho fatto tutto Drustvar, veramente tutto. Infatti, non gioco più una quest. La valle di Sacra Onda pure l'ho fatta praticamente tutta, se non una quest che mi pare ho lasciato qua. E però ho fatto praticamente zero di baia di tira grande. Infatti, ho tutta questa lato che è proprio zero, quasi, cioè proprio inesplorato. Questa parte qua sotto a Boralus pure non è, ho fatto tipo giusto 2-3 quest, ma proprio di numero. Tiragarde, no, tira grande, che cazzo dirò pure io. Oh, ce l'abbiamo fatta a prendere questa cosa, libiamo il party. Abbiamo preso 2 item level cambiando questa merda. GG a noi. C'ho questa gesta che è veramente un pietosa, devo trovare il modo di cambiarla. Allora, diamo un'esploratina alle varie world quest, visto mai che troviamo qualcosa di decente. Questo non me ne frega un cazzo. In realtà dovrei finire questa qua, i campioni di Azeroth, per prendermi il potere artefatto. Però che palle, non c'ho voglia di iniziare già a farmare il cazzo di potere artefatto come era su Legion. Anello 300 più inutile. Questa cassa invece è utile. Fianchi. Torso 310, trovato. A posto. Grazie a Dio c'è il fiaschetto del maestro di volo, questo qua che è come Lichon, quindi vi evitate di camminare a destra e a sinistra come degli ebeti, visto che non possiamo nemmeno volare ancora, non so se in futuro lo faranno. Ritorniamo a Boralus e andiamo a fare quella war quest molto interessante, perché così aumentiamo il nostro item level. Poi magari nel prossimo episodio ci facciamo magari un'eroica. In realtà io, col fatto che sono tank, vorrei portarvi qualcosa del tipo raid, proprio quella gilda mitiche un po' più serie, cioè sta roba qua, perché magari lascio indietro un po' il lato PvP e porto più avanti il lato PvE, perché comunque è una cosa che non ho mai portato, raid relativamente serie, ecco. Allora, destinazione, la più vicina è sicuramente questa. Mi fa notare che carino che è il World Quest Tracker, che vi mette anche la freccetta in base a dove mi muovete. Poi è abbastanza rapida, cioè è proprio fluidissima. Top. Io sto già sbagliando strada. Top. Ci arrivo lassù? Facilissimo. Ho ammazzato pure un coniglietto. Ah, mi scuserete per l'abbigliamento indecente, però vabbè, stavo studiando e portavo questo. Allora, facciamo prima questa, così ci prendiamo risorse di guerra, ma soprattutto è una quest dei campioni di Azeroth. No, questo raro è una merda, 143k. Vabbè. Allora, percepisco dell'azerite. 52871. Scommetto non c'è un cane, e invece sì. Vabbè, dobbiamo ammazzare il coglione qua dentro e il coglione là di fuori. Quindi dobbiamo ammazzare un po' tutti i coglioni che ci abbiamo davanti. E no, no. Quindi se io faccio così non me lo dà. Perché Gricio? L'hanno creato qualche altro stronzetto. Chi respawnerà prima? Questo tutta la vita. E allora facciamo il nostro dovere di tank. Tutti qua. Finché ci sono i pet che mi fregano l'aggro, però. Ho notato veramente che la capacità di tenere aggro è diminuita tantissimo da parte dei tank. Proprio tantissimo. Cioè, mi ricordo su Legion, ci stavano i tank proprio. Rimanevano FK se facevano una OE sotto. Potevi, non lo so, fare tutto il DPS che vuoi, ma proprio. Te lo sognavi e fregagli l'aggro. Invece adesso, se non stai lì proprio super concentrato a spammare spell, eccetera, madonna, perdi l'aggro, una cosa gigantesca. Stanno tutti aspettando questo coso, incredibile. Sfrega sabbia. Certi nomi in italiano comunque sono veramente ridicoli, cioè, ho messo il gioco in italiano perché, vabbè, è il gioco in italiano. Però certi nomi sono veramente ridicoli. Ok, vediamo se abbiamo guadagnato 310, ragazzi miei. E abbiamo sbloccato pure. Cioè, abbiamo il cosetto, il potere azzerite. Prendiamo il cosetto da tank, il bonus da tank. Un discretissimo 3-10 di item level. Vediamo se riusciamo a trovare qualcos'altro di questo. Campione di Azeroth, questa qua, perfetto. Anche se molto probabilmente il drop di quell'istanza, cioè il drop di quella war quest non ci servirà a una sega di niente. Però, intanto ci prendiamo i nostri 600 frammenti azzerite, che visto mai che sblocchiamo anche un altro bonus del cazzo lì. Io ogni volta che vedo la miniera comunque mi si illuminano gli occhi, perché ho fatto veramente tanti soldi. Tipo, sono partito,
La Legion, non mi ricordo precisamente, però ho fatto più o meno quasi 30.000 gold. I territori di questa espansione comunque mi piacciono veramente un sacco, le musiche sono fighe, particolari, l'unica cosa che non mi piace veramente... Niente, ve la dirò in un video. Ci sono un paio di cose che ancora sto un po' esplorando e valutando rispetto al Legion, perché praticamente io faccio sempre il paragone al Legion. Un'idea per un video, un'idea. Vogliamo rimanere in combat per sempre? Che facciamo? Vado a piedi? Vado a piedi, vado. Affrontiamo questa salita verticale. Ancora in combat? Vabbè, non capisco. Dobbiamo ammazzare tutti questi mega bulli giganti. Quando cazzo era bello il Merciless, madonna mia, guarda lì. Costascia poi veramente figo. Skin delle armi nuove. Questa praticamente è la copia di Zulaman, Zul'Group, che è quella roba là dei cosi lì, come cazzo si chiamano. Dei Zalandari, troll, sta roba qui è proprio, cioè, so proprio loro. Quindi purtroppo vista e rivista. Infatti è per quello che ho scelto l'Alleanza, perché potenzialmente l'Alleanza ha già skin molto più nuove rispetto, anche se sembra un cazzo moschettiere con sto cappellino del merda. Però almeno è una skin nuova, cioè, piuttosto che averci le solite cose da Zul'Group, Zulaman e roba simile. Tanto sto coso c'ha 1000k, ma in quanti siamo a menarlo? Ho 6 mesi per ammazzare sto coso, 6 mesi sono passati. E schiatta, Dio mio. Fatemi sapere nei commenti, ragazzi, chi di voi sarà al Games Week. Perché quest'anno mi presenterò con la maglia l'anno scorso, quindi sarò facilmente riconoscibile, magari in un prossimo video ve la faccio vedere. Però è molto molto riconoscibile perché c'è scritto World of Warcraft dietro, tipo, e Devil Joe. Adesso, oddio, nemmeno me la ricordo precisamente. Comunque è facilmente riconoscibile, tanto che appunto l'anno scorso che avevo 1000 iscritti in meno, un paio di ragazzi mi hanno riconosciuto. A parte che c'è ancora un sacco di tempo, cioè più di un mese, perché è dal 5 ottobre al 7 ottobre, quindi a voglia, dai. E voilà. Testa 3-10, inutile. Dove cazzo si consegnano i campioni di Azeroth? Non ci credo, ragazzi, ho visto, è a Syltus, cioè l'emissario del coso lì. Ragazzi, con un equilibrio alquanto precario il nostro personaggio, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video come sempre, dove sicuramente faremo un'instance, o spero di arrivare a un item level per la mitica. Non lo so, spero, perché in questo periodo ho veramente pochissimo tempo, vaffanculo università, vaffanculo il lavoro, vaffanculo tutto, voglio nerdà, voglio fare video, vaffanculo. Vabbè. Ci vediamo al prossimo video, come sempre ragazzi, mi raccomando rimanete connessi e mi raccomando arriviamo a 2000, mi raccomando. Ciao a tutti ragazzi.